Andrea Seppi, il Normal One, che ha molto di speciale. Da 12 anni nel circuito maggiore del tennis, capace di chiudere le ultime 8 stagioni tra i primi 55 atleti della classifica ATP, arrivato a conquistare nel corso della sua attività un montepremi di 6 milioni e 700 mila dollari, il 31enne di Caldaro è tutt'altro che un atleta comune. Il suo fare pacato, dentro e fuori dal campo, la faccia da bravo ragazzo, la dedizione rivolta più agli allenamenti che ai flash, hanno forse fatto passare sotto tono una carriera sportiva che di basso profilo di certo non è, ma che risulta di livello assoluto. Una storia di sport nata e cresciuta grazie ad una collaborazione davvero unica tra Andrea Seppi e coach Massimo Sartori che, a dispetto di quanto accade nel tennis professionistico, regge ancora oggi l'urto degli anni. Ci conosciamo talmente tanto bene che il rapporto anche fuori dal campo per noi è diventato molto importante e mi aiuta non solo nel tennis, anche in tantissime altre situazioni e per quello insomma ci troviamo anche così bene in campo, penso. I primi frutti del lavoro della coppia si sono avuti nel 2003 con l'esordio del tuo tesino in un torneo ATP, seguito l'anno successivo dalla vittoria numero 1 nel circuito maggiore. Nel 2008 invece il successo che ha trasformato definitivamente Andrea Seppi, il quale, battuto Nadal in quella di Rotterdam, si è trovato proiettato in una nuova dimensione. È stata una delle vittorie più belle senza dubbio, perché è stato il giorno del mio compleanno, lui comunque era numero 2 al mondo e era in quel momento la vittoria insomma, più grande che ho raggiunto, quindi ce l'ho sempre ben in mente. Per il primo titolo ATP comunque si è dovuto attendere sino al 2011, quando sull'erba di Eastbourne Seppi ha piegato Tipsarevic regalandosi la gioia più grande. Si aspettava il caldarese di fare centro proprio su una superficie tanto particolare? No, quello no, devo ben dire. Però è una superficie sulla quale mi diverto moltissimo a giocare e forse è il periodo più bello dell'anno anche, e quindi insomma vincere quel torneo per me era veramente molto importante e poi chiaramente vincerlo su una superficie del genere ancora di più. Un'affermazione che è servita certamente ad infondere convinzione nella testa e nel gioco di Andrea Seppi, protagonista poi di un 2012 magico, contraddistinto dalle vittorie nei tornei di Belgrado e Mosca, allo storico match con Djokovic a Roland Garros e dalle emozionanti affermazioni di Roma contro Isner e Wawrinka. Una serie di match difficili da dimenticare. Come risultati è stato l'anno migliore. Insomma, ha vinto 2 tornei, ha raggiunto altri 2 finali. Come hai detto tu, a Roma ha fatto delle bellissime partite. Non saprei insomma quale momento sia stato quello più bello, però una delle partite forse più belle a Roma contro Wawrinka, quando ha vinto 7-6 al terzo e c'era veramente il tifo da stadio, però in generale tutto l'anno è stato molto positivo. Dal tuo tesino poi si è distinto anche in Coppa Davis, arrivando sino alla semifinale della manifestazione nel 2014 e togliendosi diverse soddisfazioni nel corso degli anni. Soddisfazioni che non sono mancate nemmeno quando il caldarese ha detto sì alla partecipazione al Challenger della Val Gardena. È sempre un piacere giocare in Alto Adige, anche perché insomma ci sono sempre tante persone che ti sostengono, poi la fidanzata, la famiglia e tutti gli amici, quindi giocare quel torneo è sempre una cosa molto importante e speciale per me. Nonostante oggi il fisico stia facendo qualche capriccio, anche il 2015 ha regalato sorrisi al 31enne azzurro, il quale, tra i tanti buoni risultati di inizio anno, sceglie certamente la vittoria agli Australian Open contro Roger Federer. Un successo dal significato speciale. Un grande significato, soprattutto batterlo in un torneo del Grand Slam, dove lui comunque penso negli ultimi 10 anni era veramente difficile da battere, ancora una cosa più speciale per me, e per me era sempre anche già un grande onore giocarci contro e insomma batterlo non me lo sarei aspettato, se devo essere sincero. Dopo anni così ricchi di emozioni, ci si può aspettare altro dal futuro? Sicuramente sono insomma, grato di quello che ho raggiunto, di quello che ho potuto fare, e se riesco a stare
sereno e senza infortuni per ancora qualche anno, mi farebbe piacere, poi tutto quello che viene è un più sicuramente. Andrea Seppi non sembra dunque ancora pagato, la concorrenza aumenta, ma l'esperienza e la tenacia del tennista di casa nostra possono portarlo ad altri traguardi di spessore per arricchire un palmarès già così scintillante.